Buonasera a tutti, siamo qua per far vedere un altro video, quindi vi spiegherò come si fa la classica pizza napoletana fatta a forno elettrico. Adesso vi faccio vedere la preparazione dell'impasto della pizza. Allora, 1 litro d'acqua, mezzo lievito, 2 cucchiai d'olio extravergine, 70 g di sale ogni litro d'acqua. Pizzico di zucchero, mestolo in legno, farina tipo 00, possiamo iniziare. Allora, innanzitutto mettiamo lievito, i 2 cucchiai d'olio extravergine, ecco qua, sale, io li metto ad occhio, ma voi mettete sempre 70 grammi ogni litro di acqua. Ecco qua. Un pizzico di zucchero. Allora, il zucchero serve per far lievitare meglio l'impasto, per farlo venire più morbido e per far venire quel colorito della classica pizza. L'olio extravergine sempre serve sempre per mettere al forno, perché il forno dà sempre il fatto che tende ad asciugare l'impasto, quindi con l'olio non si tende ad asciugare. Ok, iniziamo a mescolare con le mani. Io mescolo con le mani, quindi prendiamo il lievito con le mani e lo facciamo sciogliere così. Ecco qua. Ecco qua, facciamo finché che si è sciolto il lievito. Allora, cosa fondamentale, quando comprate il lievito, quello là normale al cubetto, lo mettete sempre nel congelatore, in modo che quando lo mettete fuori dal congelatore rimane sempre in lunga conservazione. Prima cosa. Giriamo, 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 giriamo.